definiti alcuni interventi che erano stati definiti nel bilancio partecipativo del 2015 che avrebbero dovuto rientrare tra le priorità del PTO. E quindi questa commissione risponde a questa esigenza. Abbiamo con noi Eugenio Pez dell'ufficio partecipazione del Comune di Milano. Io, per non perdere troppo tempo, lascerei immediatamente la parola a Eugenio, che mi auguro che riuscirà a dirci con il nostro prospetto alla mano degli interventi quali hanno una previsione e quelli che non hanno una previsione di realizzazione, in che modalità il Comune intende soddisfarle. Prego. Buonasera a tutti e innanzitutto mi scuso per questo increscioso ritardo che è stato dovuto a una cavallarsi di comunicazione, per cui devo fare mia colpa, avevo pensato che questa riunione fosse stata sospesa e rimandata ad un'altra data. Comunque sono a disposizione per chiedere qualunque dubbio nell'ambito di quelle delle mie conoscenze e del mio ruolo. Io sono responsabile dell'ufficio partecipazione, che è incardinato sotto la direzione partecipazione sport servizi civici del professor Zuccotti, che a sua volta risponde alle deleghe politiche dell'assessore Lipparini, che sulla partecipazione e in particolare è il dominus nel comune. Il bilancio partecipativo a cui ci riferiamo, come sapete tutti, è quello del 2015, ovvero istituito dalla passata sindacatura, diciamo così. Noi stiamo attivando il bilancio 2017. Posso anticipare che entro fine mese verrà data una notizia pubblica di questo, diciamo così, verrà lanciato il bilancio 2017, ben consapevoli di numerose, come dire, problematiche che ci portiamo dietro dal bilancio 2015. Il bilancio 2015, purtroppo, anche per effetto del fatto che è stato bandito e realizzato proprio in chiusura di una vicenda che conosciamo tutti, di Giuliano Pisapia, non ha avuto poi tutte le cure che meritava a livello di implementazione. Nel lanciare il bilancio 2017, ovviamente il nostro interesse è fare in modo che, per quanto possibile, la maggior parte degli interventi del bilancio 2015 trovino una strada per giungere alla realizzazione, perché siamo ben consapevoli che, diciamo così, il bilancio 2015 potrebbe altrimenti proiettare un'ombra non desiderabile sul bilancio partecipativo 2017, verso il quale noi vogliamo che si orienti una fiducia dei cittadini completa e trasparente. Come poter riuscire a generare, provocare questo investimento di fiducia da parte dei cittadini? Certamente potendo promettere che il bilancio partecipativo dell'anno precedente va in qualche modo realizzato. Questo è lo sforzo che stiamo facendo adesso come assessorato. Tuttavia c'è un nodo fondamentale che non può essere eluso e di cui tutti quanti devono essere ben consapevoli e che noi cercheremo di spiegare alla cittadinanza, perché è un nodo che non è eludibile, un nodo di sistema, e rifletterà le sue conseguenze anche sul prossimo bilancio partecipativo. Vorrei spiegarvi brevemente questo impasse tecnico, perché compreso questo poi potete entrare meglio anche con il. In sostanza non sappiamo che le opere pubbliche e i lavori vengono presentati in allegato al bilancio di previsione di ogni anno nel piano triennale delle opere dell'anno in corso, dell'anno di riferimento. Ma un bilancio previsionale non è il bilancio che va poi realizzato, perché le opere pubbliche per legge italiana si possono finanziare non con le spese, correnti, ma con le spese per investimenti o cosiddette in conto capitale. Queste spese hanno bisogno di entrate corrispondenti che possono essere ottenute soltanto attraverso mutui e prestiti, cioè attraverso la capacità di indebitamento di un'ente. Questa capacità di indebitamento viene accertata in corso d'opera ogni anno, mese per mese, dalla circa ragioneria, perché dipende da numerosissimi fattori, da numerosissime variabili che non sono tutte in dominio dell'amministrazione in carica. Quindi in effetti non si può sapere a priori quanto di un piano triennale delle opere verrà effettivamente finanziato, quindi realizzato negli anni successivi. Questa ipoteca non è ovviamente colpa di nessuno, non ha una ragione d'essere in realtà positiva,
non si può vendere l'argenteria per di consumo, non si può vendere per di consumo per costruire palazzi, sostanzialmente. E non sappiamo che tutti gli enti locali sono vincolati rispetto al tassativo del patto di stabilità interno che è vicino a quello europeo, per cui la questione di indebitamento di un continente è comunque oggi come oggi molto ristretta e lo sarà anche nel futuro. Con questa premessa si può spiegare perché una parte del bilancio partecipativo non sia stata finanziata e, mi vuole dirlo, verosimilmente non sarà finanziata neanche quest'anno. Come assessorato di Parini, noi stiamo cercando di ottenere il finanziamento corrispondente a due interventi fondamentali che hanno raccolto anche un interesse da parte di amministrazioni esterne al comune sostanzialmente, quindi c'è una convergenza di interessi strategici più ampia che quella meramente comunale. In sostanza è il cosiddetto piano Cortili, cioè tutti i bilanci, tutti i progetti presentati nei nuovi municipi contenevano, questa parte in più o in alcuni meno, interventi destinati alle pertinenze scolastiche o comunque alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare per la dotazione dei giardini o dei cortili classici di giochi per bambini portatori di disabilità. Questo piano, il detto piano Cortili, vale all'incirca 4,5 milioni, 5 milioni di euro. Complessivamente. Poi un altro intervento che è risultato meritevole di particolare attenzione perché risolverebbe un problema annoso è il problema del parco Trotter, in cui è presente una piscina con caratteristiche storiche di pregio che deve essere ristrutturata e nelle loro adiacenze l'ambiente deve essere riportato a una fruizione collegiale completa. Questo intervento è stimato avere un costo di 500 mila euro. Quindi l'assessorato di Parini oggi è proiettato le sue energie nella ricerca di un finanziamento quest'anno per 5 milioni di euro sul bilancio partecipativo 2015. 5 milioni di euro sono 2 milioni che erano stati anticipati come spesa potenziale, quindi siamo ben consapevoli che c'è un gap di 4 milioni di euro. Le spese che non verranno finanziate quest'anno, pardon, voglio essere più preciso, che quest'anno entreranno nel piano triennale 2018-2020, perché quest'anno si sta preparando il piano triennale dell'anno prossimo, quello di quest'anno è stato preparato nell'anno scorso. Consapevoli che queste spese di cui parlo non entreranno nel piano triennale 2018-2020, stiamo predisponendo tutte le munizioni possibili, probabilmente metaforiche, per riuscire ad avere il finanziamento di queste opere l'anno prossimo per il bilancio triennale ancora successivo di un anno ulteriore. Perché? Perché siamo comunque convinti che non si può cedere su nessun punto quanto ai bilanci partecipativi, perché cedere su un punto significa cedere su tutti i punti. L'amministrazione deve convincersi che i progetti del bilancio partecipativo di qualunque annata devono avere una priorità, perché costituiscono un oggetto di un patto con i cittadini diretto, fiduciario, che non può essere in nessun modo violato, altrimenti quello che cerchiamo con questi strumenti di notizia partecipativa, cioè di riallacciare, di annodare un rapporto altrimenti difficile tra il cittadino e la sua rappresentanza politica, parrebbe completamente smarrito, parrebbe cadere. Non esiste in questa amministrazione un assessorato alla partecipativa se non per tenere caldo e vivo questo tema, questo è carenza. In secondo luogo, sappiamo anche che dobbiamo tenere duro su tutto, perché altrimenti potremmo essere, come dire, oggetto di tentativi così, diciamo, più o meno surrettizi di, per carità, ho completato una fede d'inteso, ma di degliare i fondi, le risorse sono sempre comunque scarse per definizione, su obiettivi che possono diventare prioritari in funzione di ragioni non strategiche, ma di ragioni più contingenti. Quindi dobbiamo difendere anche la strategia connessa agli investimenti di ogni piano, di ogni bilancio partecipativo. Ovviamente per fare questo non è facile, perché occorre far maturare all'interno del nostro ente una convergenza strategica di più assessorati attorno alle diverse tematiche del bilancio partecipativo. Per esempio sulla scuola è facile trovare il consenso anche da parte del vice sindaco Scavuzzo, che ha il direttore sulla scuola.
questa operazione di accordo politico in concreto, di convergenza con politica concreta delle sensibilità, delle visioni, delle prospettive strategiche, non è un'opera facile, è un'opera difficile da comprendere l'assessore e che soltanto se riesce a prevalere, riuscirà a portare avanti la vicina dei bilanci partecipativi con la competenza di tutti quanti ci auguriamo. Questo è quello che posso dirvi oggi. I dati di cui vi ho fornito sono ovviamente dati non definitivi, ossia le mie parole non confortino l'opinione che questi soldi ci saranno. Sono la linea del fiato che stiamo combattendo duramente, sono anche le quantità su cui ritengo di poter essere, anche un assessorato, ragionevolmente ottimista, perché sono cifre non, diciamo così, presentate a caso, sono cifre che derivano da una serie di ragionamenti nei confronti delle possibilità, delle alternative che gli è stata compiuta. La definizione finale di queste somme sta avvenendo in questi giorni. Io penso che entro fine mese, cioè quando presenteremo al pubblico il bilancio del 2017, questi interrogativi avranno già avuto una risposta definita. Non ho altro da dire e sono a disposizione per le vostre domande. Grazie. Grazie, allora procediamo così, facciamo intervenire il pubblico se ci sono interventi dal pubblico, poi diamo modo ai consiglieri di intervenire. Biondino, poi ho visto un'altra mano alzata, il signor Masi, e poi se qualcun altro vuole. Buonasera. Prego. A tutti, buonasera Presidente, grazie della parola, non mi ricordo il suo nome, le chiedo. Sono Giulio Pezzi. Ok, io sono una persona disabile in carrozzina e volevo farle presente che ho molte barriere architettoniche, specialmente via Olio, via Vincio, Piazzale Ferrara. Siccome si sta parlando anche delle barriere architettoniche, ci terrei, anche se non entra in bilancio domani, almeno di prenderne nota, perché veramente, sinceramente, faccio fatica. Perché tante volte mi sposto da sola e devo chiedere sempre a qualcuno che mi aiuti. Ha bisogno di una penna? Ce l'ho io. Immagino che ci saranno, ma appena, ma c'è, cioè, fammi capire. Troviamo tutto, fortunatamente di penne e carta siamo dotati. Su questo diciamo che abbiamo... Fino a quando il bilancio partecipativo verrà approvato? La ringrazio, aspetto la risposta, grazie. Grazie, Masi, prego. Buonasera, io ricordo che ci eravamo incontrati l'1 o il 2 di febbraio, uno di questi giorni, e il ragionamento era un po' concreto, nel senso che si era in qualche modo almeno ipotizzato un percorso che doveva vedere la progettazione dell'intervento sulla riqualificazione del parco di Enovesa entro il mese di giugno per poter essere inserita nel piano triennale delle opere 2018-2020 da portare con l'approvazione del bilancio provvisorio a settembre-ottobre, poi quando sarà. Insomma. Ecco, mi pare che siamo tornati indietro, cioè io non ho trovato ancora nessuna concretezza. Perché io penso che per avere concretezza su un progetto bisogna almeno avere un'idea progettuale dell'importo anche, perché sennò non capisco che cosa si possa mettere a bilancio o parlare di mettere a bilancio l'anno prossimo o l'altro ancora. E poi ho qualche dubbio sulle priorità del comune, mi rendo conto che si crea un consenso tra gli assessori sul tema della scuola, ma il tema della sicurezza sembra che sia che non esista, mentre invece ho letto sul Corriere Corriere della Sera di sabato scorso che parlava sul, credo che si riferisse al municipio 5, su interventi urgenti che dovevano essere fatti nelle periferie. Quindi, possibile che questi argomenti, che questi progetti, questi temi che riguardano la sicurezza, che sono in ballo da 10 anni, quindi parliamo di una priorità, di qualcosa sulla quale i cittadini, i residenti di tutta l'area, hanno dei problemi seri da oltre 10 anni.
E adesso stiamo dicendo questa cosa, forse si realizza nel 2018, nel 2019, nel 2020, non so quando, ma che cosa, quanto vale, diciamo, possiamo fare qualche ragionamento concreto e capire che cosa si possa fare, se poi ci sono degli interventi parziali che vengano prima, perché si era parlato anche di iniziare a demolire certe coperture perché queste aree hanno un uso improprio, diverso da quello della destinazione d'uso che era stata prevista. Insomma, c'è qualche cosa di concreto che si può anche, voglio dire ai residenti, che ce ne sono diversi qui riuniti. Noi abbiamo costituito un comitato che solo, diciamo, all'atto della costituzione vede 52 soci fondatori e altri 12 si sono già, sono nuovi sottoscrittori, quindi fanno parte di questo comitato e mano a mano si allargherà anche a tutti gli altri edifici intorno di Via Nervesa. Cioè, è possibile che non ci sia una sensibilità politica su questo tema e non si riesca ad avere una concretezza anche degli uffici amministrativi di dire cosa si può fare, che progetto si può mettere in piedi, quanto può costare questo progetto, quanti soldi ci sono, dove si può postare, quali sono le priorità. Grazie. Grazie. Se tra il pubblico non c'è nessun altro che vuole intervenire, si sono prenotati Alevi, Scalfino, Siro. Alevi. Allora, già questo elenco è rispetto al progetto che aveva vinto, ha avuto già una serie di scremature perché non ci sono tutti i progetti che erano stati elencati. Qui ci sono quelli, diciamo, che si possono o che si potevano attuare. Io vorrei che lei fosse un filino più specifico sulla nostra zona, il discorso che ha fatto è un discorso, diciamo, generale, però vediamo se riusciamo a entrare un po' più nel merito. Per esempio, dei giochi, il budget era tipo 1 milione a zona. Adesso di questi 5 milioni che di cui si spera entreranno nella progettazione, nella programmazione del prossimo biennio, triennio, quali sono compresi di questo elenco? Probabilmente i giochi, parla di sostituzione giochi ammalorati e sistemazione del cortile, quindi immagino che questo punto rientri nei 4 milioni e mezzo, 5 milioni complessivi. C'è qualcos'altro o non c'è nient'altro? Finora nella nostra zona sono stati spesi 100.000 euro quelli per le telecamere, non sono state fatte ulteriori spese. Volevo chiedere di questo elenco che cosa può rientrare, diciamo, in questa prima tranche. E poi se nell'elenco futuro, perché temo che non bastino tutti quei soldi per realizzare tutti questi interventi, se nel futuro ci sarà un'ulteriore scrematura dei progetti qui elencati e se si sa già quali possono essere, potranno essere realizzati e quale meno. Poi per il bilancio 2017, io personalmente non ho le fregole di vedere un bilancio partecipativo 2017 finché non si dice seriamente che cosa succede per questo, perché noi adesso diciamo se ne riparla nel 18-20, quindi l'anno prossimo diventa il 19-21, perché il problema economico è quello che ci è esposto, e adesso però andiamo a proporre un altro bilancio partecipativo con altre cifre che allora non si capisce, che non ci sono al momento e che non ha senso dire facciamo un bilancio partecipativo per qualche cosa che partirà nel 22-23, insomma. Cioè, secondo me non ci sarà la rivoluzione se ci si ferma un attimo, anzi ci sarà invece rivoluzione se questi progetti, almeno nella grande maggioranza, non vengono realizzati, insomma, perché poi se no facciamo un pochino l'ideologia della partecipazione, però bisogna anche dare queste risposte. Grazie.
totalmente ho tolto la voce. Perché le penne e la carta l'abbiamo, ma la strumentazione elettronica quella non è vero. Adesso si sente, sì. Assessore Schiaffino. Sì, anche io ritengo necessario un chiarimento, anche perché io sono un po' preoccupata. Abbiamo rinviato da andare in consiglio con le priorità sul triennale quello che c'è, diciamo quello vero, quello discusso dagli assessori gli altri, per aspettare questo. E ora ci dite che in realtà, non essendo la nostra una priorità che riguarda i giochi per i bambini portatori di handicap, e non essendo neanche il parco trotto, perché sta nel municipio 3, mi ricordo, noi non ci siamo. Allora, la mia domanda, cioè, per la serie c'è stato evidentemente un equivoco, nel senso che noi non siamo nell'uno nell'altro, o mettiamo i giochi per i bambini portatori di handicap, poi i nostri giochi rimangono rotti. Allora, anch'io personalmente ho sempre ritenuto un'operazione fatta da Rita Pisapia una operazione di facciata elettoralistica, però adesso ne arriviamo al dunque. Allora, la cosa peggiore è suscitare delle aspettative e deluderle. Allora è meglio non farlo, perché non siamo più negli anni 70 che la gente non ne poteva più partecipavano a tutto. La gente partecipa per un risultato, perché vuol vedere un risultato, vuol vedere cambiare il tombino sotto casa, perché altrimenti se non cambia quella cosa lì, che dovrebbe essere fatta dalle istituzioni da sole, ma non, pazienza, ma se mi chiedi di dire cosa ho bisogno, e poi è solo per saperlo, ma non ne fai nulla, allora è meglio che non me lo chiedi, perché ci prendiamo in giro. Allora, io sinceramente sono veramente delusa, perché abbiamo inviato un consiglio per aspettare questa cosa e adesso lei stasera ci dice che comunque sono solo del caso, non sono quelle robe lì. Ho capito male, allora che buon chiarimento, visto che noi non abbiamo giochi per handicappati e non siamo al parco trotter, tutte queste cose, disabili, sì per carità, adesso scusatemi, tutte queste cose non possono starci, perché mi spiace, ma non rientriamo in queste priorità. Allora, poi noi possiamo anche fare un'esercitazione politica e dire, noi, visto che abbiamo rinviato di 15 giorni, ci siamo venuti qui stasera, chiediamo polemicamente l'inserimento della riqualificazione del parco di Venere Vesa nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno prossimo, perché evidentemente se no le persone che sono qua stasera, che è la seconda volta che vengono, non sono venute a fare, ci proviamo, però è chiaro che il bilancio del comune poi lo gestisce la giunta comunale, cioè non noi, quindi loro. Quindi, personalmente anch'io tirerei tre freni a mano prima di iniziare il bilancio partecipativo 2017, perché non è più il momento in cui vendere le cose che non ci sono. Se il comune non intende mettere a disposizione delle risorse dedicate, togliendole da altre priorità, certo che ci sono i CP delle scuole, certo che ci sono il polo Ferrara che non ha una stanza perché non è adeguato alla normativa antincendio, certo. La politica è la scelta in presenza di risorse scarse. Se non è in grado di scegliere questa cosa, non la fa, non prende in giro la gente, compresi noi, compresi loro, compresi quelli che magari non hanno scoperto quella presa in giro e magari ci credono. Io personalmente gli avrei il freno a mano 5 volte, perché io non mi metto a fare una cosa che si sa che non va da nessuna parte. Se no potete solo chiedere delle gestioni ordinarie, di pulire le strade. Allora dite che non si possono chiedere opere, che è più serio. Grazie assessore. Consigliera Sironi, poi Bigatti e Pozzani. Poi dopo questo giro abbiamo modo di rispondere. Grazie. Buonasera. Premetto, ambasciatore non porta pena per quanto la riguarda, lei questa sera è qua probabilmente a beccarsi la evidente e naturale delusione di tutti, si farà portavoce poi immagino dall'altra parte, perché effettivamente come cittadina prima di tutto sono estremamente delusa. Mi viene in mente un'immagine, quella del papà che a un certo punto dice 9 figli, oh carissimi, facciamo così, l'anno prossimo do 1 milione a te, 1 milione a te, 1 milione a te e facciamo quello che volete voi, decidete voi cosa facciamo. Passa il tempo, i bambini dicono che cosa vogliono fare e il padre comincia a cincischiare, dice sì però tu non mi stai presentando esattamente bene quello che vuoi fare perché non si capisce l'esecutivo con me esattamente quanto, e già comincia a tirare il freno a mano. A un certo punto di botto dice
sapete cosa c'è? Che dovevamo comprare la lavastoviglie, per cui tutti i nostri progetti si fermano. Allora siamo seri. Allora, se c'è una scarsezza di risorse e questo impegno che è stato assunto non può essere rispettato, che se lo si dica, se si fa una figura migliore, si dice scusate, abbiamo scherzato, perché adesso non è neanche giusto, non è neanche equo il fatto che vengano scelti dei progetti in alcuni municipi e quindi quel bambino avrà il suo desiderio esaudito e gli altri 8 stanno lì a guardare per aria. Allora diciamo che quella è una priorità che riguarda l'intera città, è stato stabilito così dal papà, cioè e il volere dei bambini non viene più preso in considerazione. D'altra parte dicono, il comune ha deciso che una priorità sono i giardini e le attrezzature per disabili degli edifici scolastici. E allora mi spiegate perché devono beneficiarne solo quei bambini che avevano chiesto proprio quella cosa, perché sono riusciti a leggere nella mente del papà, cioè insomma siamo seri, se devono essere quantomeno, se si deve ridurre questa proposta a mettere i giochi per i disabili negli edifici scolastici, che venga fatto in tutti i municipi, quantomeno. E poi ripeto, ritirate questa offerta perché alla luce del bilancio e della scarsezza di risorse abbiamo capito che scherzavamo. Grazie consigliere, grazie anche per le metafore fantasiose. Parabola, parabola. Consigliere Bigatti e proposta. Sì, grazie. Beh, è ovvio che la delusione è generale, quindi non è che si può dire che non c'è delusione. Si aspettavano questi interventi e si spera che farete il possibile. La mia domanda verte su due punti particolari, perché vogliamo dire per fortuna due punti che potrebbero rientrare in queste tipologie ci sono, e sono l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole Cino Rosini Manara e il CPA di Via Colletta, e questo parla proprio di barriere architettoniche all'interno di due scuole, e la sostituzione dei giochi ammalorati nel cortile della scuola dell'infanzia di Zecca. Quindi volevo capire se questi due, almeno questi due, rientrano nel piano per il 2017, quindi il PPO 2018, e se, e chiedo all'assessore Schiaffino ufficialmente di inserirli nel nostro PTO per almeno questi due punti, oltre a inserire il Nervese e altro, ma almeno questi due inseriamoli per avere la certezza che rientrino in queste tipologie. Grazie. Io purtroppo devo unirmi anch'io al coro delle persone deluse, come ho già avuto modo di dire in un'altra nostra riunione, l'anno scorso ho fatto parte del gruppo di persone insieme ad altri che hanno proprio preso parte al bilancio partecipativo, abbiamo dedicato un sacco di tempo, anche a fine settimana, sere, riunioni, eccetera eccetera, per vedere appunto realizzare una parte di progetto che riguardava il Parco Alessandrini. Devo dire che personalmente trovo poco serio da parte di un'amministrazione dove ci sono persone che hanno per lavoro la programmazione, ecco, che sia stata fatta l'iniziativa e poi essere poi in queste condizioni in cui molti progetti erano stati presentati, accettati, e poi soltanto a posteriori viene fuori che per varie ragioni non sono attuabili, non si possono fare. E trovo ancora meno serio il fatto di proporre anche quest'anno un nuovo bilancio partecipativo a fronte di un bilancio partecipativo 2015 in queste condizioni. Quindi la delusione è tantissima, e anche l'amarezza di dover vedere davvero che chi ci governa ci prende nuovamente in giro proponendo una nuova versione del bilancio partecipativo senza essere in grado di portare a termine anche il primo. Quindi spero vivamente che questo bilancio partecipativo non sia stato lavoro fatto per nulla, perché comunque fare i progetti, le persone che il Comune ha messo a disposizione sono comunque state una voce di spesa per il Comune e dunque per tutti noi che paghiamo le tasse. Quindi spero di vederli realizzati questi progetti e come ben diceva l'assessore Schiaffino è un problema sicuramente di scelte, di reperire le risorse, stiamo spendendo un sacco in campi, accoglienza, quant'altro. Io spero che per i nostri disabili, per la sicurezza dei nostri cittadini ci si impegni e si portino a termine questi progetti. Grazie. Presidente, darei modo di fare prima le risposte, poi se ci sono altri dubbi, prego.
Allora, guarda, volevo farvi rilevare che la realizzazione della riqualificazione della scuola del Morosini, della scuola Morosini, è già l'istituto comprensivo Morosini Manara, è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche di questo anno. Ma è diverso. Di questo anno. Allora, dato che quell'opera vale 15 milioni di euro, è probabile, non ne sono sicura, ma è probabile che comprenda l'intera riqualificazione. È chiaro che l'adeguamento normativo prevede l'adeguamento antincendio per consentire il rilascio dei CPI, l'eliminazione dell'amianto e l'altra normativa cogente, sono qua delle barriere architettoniche, perché essendo un edificio pubblico deve essere accessibile. Quindi, salvo verifica di merito, quindi essendo che Morosini Manara, la scuola Morosini, diciamo, è già nel piano, quindi già presente il progetto preliminare, per essere sicura posso fare una verifica presso gli uffici tecnici chiedendo, ma ci sono anche le barriere architettoniche? Questo sì. Invece Colletta è stata inserita già nel bilancio approvato a febbraio nelle priorità per il 2018. Anche lì con un importo di 15 milioni di euro come la Morosini identica, ed è in effetti tra le opere che noi abbiamo ritenuto di confermare nelle priorità, però con priorità media, perché su Colletta c'è già in essere un appalto che attualmente è in sofferenza per imminente fallimento dell'impresa. Allora, però su questo devo dire che quello che diceva prima il rappresentante del comune è vero, purtroppo non basta che un'opera sia nell'elenco annuale dell'anno di riferimento, perché il 2017 vorrebbe dire che sono in appalto i lavori per fare la riqualificazione integrale della scuola di Morosini, cosa che non è, perché attualmente nella Morosini ci sono in corso dei lavori per fare il certificato di prevenzione incendi, punto. E meno male che c'è quello, perché potrebbe non esserci neanche quello. Quindi non basta che un'opera sia nell'elenco annuale perché venga realizzata, è già stata progettata a livello almeno preliminare, ma se poi effettivamente verrà appaltata dipende da quella verifica dell'indebitamento. Indebitamento, io preciso, eventuali oneri di urbanizzazione, però, perché ovviamente il comune come fa a finanziare gli investimenti? Anche attraverso gli oneri di urbanizzazione che i privati che edificano versano al comune perché edificano. Quindi è chiaro che il blocco dell'attività edilizia comporta per certi aspetti un impoverimento dei comuni sugli investimenti, perché se l'investimento privato non trasforma, non ci sono gli oneri per fare le opere, no? Quel gioco investimenti con spesa corrente. Quindi, detto questo, salvo verifica che nel progetto che è già in essere sulla Morosini, già approvato, e Colletta che è già inserito nel 2018, esiste la barriera architettonica, presumo di sì, ma lo verifico, non è chiaro perché è una riga sul triennale, lo posso fare. Torno però al tema principale. Secondo me, a livello almeno di municipio, una riga per rispetto alle persone che si sono, non solamente i costi pubblici, perché tanto quelli sono pagati dai cittadini, e le spese che il comune ha investito già in personale e consulenti per lo scorso bilancio partecipativo sono spesa corrente, cioè sempre affumato, ma almeno le persone che ci hanno messo il tempo, la faccia e le energie, ci hanno creduto. Mi sembrerebbe corretto da parte nostra provare a inserire comunque una riga dentro nel libro dei sogni, che non verrà realizzato, però almeno quello che noi possiamo fare lo facciamo, almeno l'opera, se mi permetto, anche perché sennò abbiamo rinviato tutto ciò questa sera e abbiamo rinviato una delibera di 15 giorni per far che cosa? Noi ci proviamo. Personalmente io chiederò al Presidente nella conferenza dei Presidenti una verifica sul futuro dei progetti partecipativi, perché la giunta comunale si assume la responsabilità di dire chiedeteci solo dei servizi, cioè fateci proposte solo sulla spesa corrente, ammesso che poi lì si possa agire, perché lì magari scopriamo che non servizio vado a superare perché non ci sono i soldi, quindi buonanotte, o se no smettiamo di far finta di chiedere delle cose che tanto non si possono fare, perché questo fa male alla città, fa male alla partecipazione, fa male alla politica. Ma la politica, abbiamo consigli che chiedono cose e non si possono fare perché non sono le risorse. Organismi, noi consiglieri eletti pagati da cittadini col gettone,
figuriamoci far fare un'esercitazione accademica ai cittadini che hanno già altro da fare nella vita che non cercare di farsi fare delle cose che tanto già prima si sa che non verranno fatte. Allora non chiediamolo neanche, facciamoli esercitare su cose fattibili, i servizi, lavoriamo sui servizi allora, però poi si può fare. Grazie Assessore. Prego. No, però io volevo dare due risposte prima che intervenga anche lui, perché sono su cose che ha detto l'assessore Schiaffino. Grazie, sarò velocissima. Al di là del fatto che su Nervesa siamo assolutamente d'accordo, visto che noi stessi, come si ricorda, l'abbiamo messo nel PTO ogni anno come priorità e quindi chiedendo di farle cancellate, poi abbiamo fatto anche altre delibere. No, la scuola di Via Colletta, le posso assicurare che l'ascensore non c'è nel progetto, perché è una cosa che avevamo discusso, avevamo seguito, e l'ascensore per l'ultimo piano non era previsto dove c'è il CPA. Quindi questo, secondo, non nella scuola elementare, ma proprio il lato del CPA dove c'era la scuola del cinema. Quindi questo è assolutamente da evidenziare che venga preso in considerazione, altrimenti i soldi non lo troveranno mai extra. E per la Morosini Manara, non so se sono previsti, eccetera, non lo so nemmeno io, spero che siano. Però secondo me, visto che appunto il progetto è di 15 milioni, il rischio è che i 15 milioni, proprio perché è di 15 milioni, non lo guardino neanche. Evidenziare a parte che c'è il bilancio partecipativo e che gli adeguamenti architettonici li devono fare col bilancio partecipativo ci mette in una posizione di avere almeno una spinta su quel lato. Grazie. Cercherò di rispondere a questi punti. Inizio con il tema di Nervesa. Ho una notizia, ossia che l'intervento era stato inserito nella programmazione degli uffici competenti e si attendeva che venisse aggiudicato l'appalto riguardante l'accordo quadro per i servizi di contenzione. L'appalto è stato aggiudicato, ma purtroppo ha avuto la vicissitudine, che è abbastanza consueta in questo genere di procedure, di avere un ricorso da parte del secondo arrivato con richiesta di sospensiva e tarattura complessiva. Quindi bisogna aspettare che la causa vada in giudizio per capire cosa ne sarà di questo appalto. Ora, la sofferenza dal punto di vista è forte, non soltanto perché viene compromesso il lavoro su Nervesa che era in qualche modo già messo in pista, ma in realtà tutta la manutenzione del cittadino, tematica che vedete anche citata sui giornali in questi giorni. Mi ha fatto vedere, già appaltato. È stato aggiudicato, purtroppo ha avuto un ricorso pendente e deve essere discusso il ricorso evidentemente. Volevo dire qualche tema della sicurezza, non è assolutamente sempre in primo piano l'attenzione di questa amministrazione. Per quanto riguarda il mio intervento con le telecamere di Torfetti, è stato effettuato perché c'erano gli strumenti. Il rapporto contrattuale con A2A che cura la videosorveglianza nel comune di Milano, so che è in questo momento in una situazione l'appalto mi sembra una notizia freschissima, l'appalto è scaduto, mi sembra prorogato per un anno in attesa di svolgere la prossima gara. Ma può essere che queste mie informazioni siano superate da fatti più recenti che non sono. Del progetto che il Municipio 4 ha visto pagando ai cittadini nel 2014, senz'altro sopravvive quello che riguarda il cortile della scuola, perché è integrato nel progetto di cui parlavo prima. Il progetto, come volevo precisare però, certamente contempla anche la tematica della sospensione dei giochi per bambini portatori di handicap, ma non soltanto quello, tutto quello che in qualche modo l'attività della scuola proiettano sul cortile sul cortile negli spazi interni, queste istanze sono ricomprese nel piano cortile. Volevo anche dissipare qualche perplessità sulla scelta. Credo che la scelta sia caduta sul piano cortili rispetto ad altri piani che raggruppavano in sé esigenze sparse nei vari progetti approvati. La scelta si è ripresa più da motivi tecnici di un altro progetto, cioè è stato notato che fosse il piano che era più
prossimo a poter essere realizzato in funzione della parte esistente dei livelli di progettazione che è possibile spendere su quell'intervento. Perché purtroppo ho detto anche un'altra cosa, che quando l'intervento è particolarmente complesso o supera una certa soglia di importo, ma in particolare quando è molto complesso, la progettazione deve essere appaltata all'esterno con un aggravio di costi e di procedure, perché un appalto per la progettazione porta via un anno dalla partenza fino alla conclusione, consegna il prodotto finito. Quindi credo che fosse più che altro quella la considerazione che ha dettato la scelta finale sul progetto collettivo. Poi, barriere architettoniche. Il tema delle barriere architettoniche è particolarmente caro all'amministrazione, non so se lo sapete, ma è una notizia comunque di pubblico dominio, anzi. Esiste una figura delegata del sindaco all'accessibilità, nella persona dell'avvocato di Zanoia, che noi abbiamo interpellato anche in il prossimo bilancio partecipativo e che nel planning adesso vi spiegherò, e che secondo me ogni volta in sede locale si manifestano esigenze forti in quest'ambito, è bene consultare o alla quale è bene segnalare, perché è un alleato prezioso. Esiste, pagato per quello, quindi può essere reclutato in tutte le iniziative di cui voi avete bisogno di sviluppare. La tematica del bilancio dell'accessibilità sarà oggetto di un intervento speciale nel bilancio partecipativo 2017, perché a differenza del passato, questa nuova edizione prevederà da un lato la possibilità dei municipi di indicare un'area che corrisponde, secondo la loro visione, alle esigenze più sentite nel loro territorio, verso la quale chiedere che i cittadini indirizzino preferenzialmente la loro creatività. E ci sarà anche un'area che viene invece indicata come valevole per tutto il territorio cittadino, indicata dalla Giunta, e quest'area posso già anticiparvi che sarà appunto l'accessibilità. I progetti che verranno dai cittadini in funzione dell'accessibilità verranno valutati in particolare dalla dottoressa, dall'avvocato Noia, cioè dal delegato del sindaco accessibilità. Questi progetti potranno avere sia quelli che si collocano nell'ambito delle scelte municipali che quelli che si collocano nell'ambito di questa categoria solo municipale, potranno beneficiare di un piccolo premio aggiuntivo rispetto ai voti che riceveranno dai cittadini. Ovviamente a discrezione e dei municipi e del delegato del sindaco. Le notizie di carattere pratico, concreto, sarebbero queste. Volevo affrontare, però, perché mi sembra ineludibile, la posizione di delusione generale che avete manifestato molto efficacemente e che io senz'altro rappresenterò in tutta la sua forza presso l'assessore e i miei superiori. Certamente chiamare i cittadini a quella che è stata chiamata un esercizio accademico sarebbe del tutto controproducente, oltre che rispettoso addirittura. E certamente la delusione generata dal bilancio del 2014-2015 si proietta sul futuro. Io stesso sono, per parte mia, che lavoro in questo progetto perché ci credo vivamente, deluso di queste premesse. Però posso dire, come considerazione meramente personale, che quindi vale quello che vale, che proprio perché è partito con queste forti regole il bilancio partecipativo come tale, necessita adesso di non essere abbandonato e di non essere, consegnato alle mere possibilità, bensì è proprio questa l'occasione come da battersi per realizzare un meglio il prossimo e il precedente. Quindi, diversamente da quello che comunque è assolutamente plausibile e corretto, è ragionevole. Forse proprio per questo bisogna farlo, questo bilancio del 2017. Grazie. Poi sul paziente mi sono messo a testa. Sì, poi arrivo. Sì. Scusate tutti per l'inesperienza rispetto al tavolo e alle discussioni, quindi io abito in Minervesa, ringrazio Masi e tutti i nostri condomini che si sono fatti parte di gente. Quindi addirittura alcuni di non le conosco, del municipio 4. Mi sfuggono le regole di ingaggio, cioè nel senso, io oggi sono qui perché mi è stato detto che da anni
via Nervesa è una priorità, ripeto, per me le altre vie sono equivalenti. Dopodiché lei fa degli interventi nei quali via Nervesa piano piano si svanisce. Addirittura io che non capisco tante cose, dalla riqualificazione di Nervesa siamo passati alla manutenzione del verde. Ho detto, ma non c'entrerà nulla la manutenzione del verde, ma invece è collegata. Allora mi domando, ma il municipio 4, cioè le priorità, chi le definisce? Cioè, quando una priorità rimane una priorità e quando invece svanisce nel nulla rispetto in generale, come non riesco a capire. E poi le chiedo, quindi io cosa mi devo immaginare nei prossimi anni? Cioè, una stima di quello che può succedere e lei mi dirà, ma non possiamo sapere. Qualcuno, Masi, mi dice 10 anni fa che stiamo aspettando. Cosa ci stiamo a fare? Stiamo via come prima. Allora, spunto di riflessione, cioè ci sarà un metodo alternativo, non so, possiamo finanziare un 50% se quando ce ne resta 50% rispetto a opere residuali, cioè noi abbiamo detto che c'è un intervento importante, sono interventi importanti, non c'è rilevanti come le cancellate, però mi sembra di aver capito che le coperture sono meno rilevanti. Allora ci sarà anche un discorso di priorità, di frazionamento degli investimenti e gli effetti sul territorio degli stessi, cioè ci sarà la possibilità di dire un intervento di 50.000, come dice giustamente Masi, non sappiamo quant'è, cos'è che da 50.000, cosa da 20, cosa da 200.000, cosa da 4 milioni. Ma nel parco di Via Nervesa ci sarà un intervento da 50.000 euro da poter mettere, adesso non so definire qual è questo bilancio di cui parlate, cioè questo bilancio partecipato, cioè se non sarà 50, ma per rimuovere. La domanda è, qualcuno sa quanto costa la rimozione, quindi un passo nella direzione? E poi mi domando, lei conosce il parco di Via Nervesa? No. Bella domanda, bravo. Misurare 5.000 euro rispetto all'intervento piuttosto che all'altro, sarà importante, strano. È importante, poi negli organigramma adesso qui, anche lei strano. Strano in quel senso. Strano in entrambi i sensi. Cioè, non so, perché io sono perplesso rispetto alle priorità. Perché se un municipio dà una priorità, se ha delega per darla, per la miseria, ma verrà mantenuta. Perché sennò noi torniamo con i picchetti, ma non è che torniamo con una... No, non esagerato. Ecco, no. Torniamo con i picchetti. Quindi, mi scuso ancora per un po' di inesperienza, ma ecco, se ci può... Devi saltare, mio fratello. Ma se ne presi in giro rispetto alle persone che hanno sprecato 2 giorni del loro tempo andando... a mettere giù comunque il progetto, no? Quindi stare lì e questo comunque non siamo andati lì per divertirci, siamo andati lì per la collettività. E il fatto stesso che comunque adesso non ci diate delle risposte ma concrete, non astratte, questa a me dà molto fastidio. Ma adesso molto fastidio. Facciamo intervenire la consigliera Leni, poi spieghiamo magari nel dettaglio gli impegni assunti per Nervesa ad oggi, quelli che domani nel licenziare le osservazioni sulle opere pubbliche verranno assunti. Aleni. La prima domanda era proprio quella, cioè lei ha detto che è già stato fatto un progetto, un appalto, che cosa riguarda questo appalto, se è solo manutenzione o se c'era dentro già la cancellata, che era anche il costo probabilmente più alto dell'intervento. Poi l'altra cosa, io vorrei sapere se questo elenco è tutto fattibile,
se tutti questi progetti sono stati verificati sulla loro fattibilità e compatibilità anche economica, in modo che la somma sia un milione, o se anche questi progetti, alcuni si faranno, alcuni non si faranno, perché allora secondo me bisognerebbe per primo fare questo lavoro e dire, con tutte le difficoltà che stiamo verificando, guardate che questo elenco comunque né adesso né fra due anni né fra tre anni potrà essere realizzato concretamente, quindi ha senso magari fare una scrematura, è già stata fatta una seconda scrematura, per cui noi possiamo dire guardate, sono rimasti quattro interventi, però questi quattro interventi se non è quest'anno, l'anno prossimo nel 2022 li faremo, perché se no rimandiamo ancora il problema, perché qui ci sono dei costi, un ascensore credo che costi un sacco di soldi metterlo, per cui un milione non è che è una cifra un po' è bassa, 100.000 sono già stati spesi per i cosi, un ascensore qualche 100.000 anche di più, 80.000 l'ascensore costa 80.000 euro, quindi 100 qui 100 qui i giochi eccetera, si fa presto a raggiungere il milione, quindi voi avevate detto, era stato detto in un altro incontro, che non si era in grado di quantificare, finché non c'è il progetto non si può quantificare, però non possiamo neanche aspettare di avere tutti i progetti definitivi con i loro costi per dire ah no guardate metà di questi interventi non potremo farli, quindi fare questo lavoro con l'assessorato ai lavori pubblici in modo da che questa vengano fatte queste scelte il prima possibile, così sappiamo di che cosa stiamo parlando. Faccio qualche altro consigliere che vuole Bianco. Per me sono molto importanti già tutte le domande che sono state fatte, credo che quella che andrò a fare io è assolutamente residuale, però è una domanda relativa anche ai criteri. Su un intervento che conosco, cioè quello specifico al Bike Me, all'installazione delle rastrelliere del Bike Me in corrispondenza della fermata metropolitana Corvetto e Rogoredo, qual è lo stato dell'arte e che cosa dobbiamo considerare di effettivo, di atteso, cioè questo entro dicembre 2017 per l'installazione della rastrelliera di Corvetto, visto che quella di Rogoredo non ci può essere per quanto indicato nelle note, cioè il fatto che non c'è ancora un collegamento poi potenziale. Ci può dare qualche riscontro, e poi mi rilascio anch'io all'osservazione più che corretta, cioè qui vediamo che ci sono circa 8 macro aree di intervento, ipotizzando che come in una delle tante siano già stati utilizzati già 100.000 euro, teoricamente se ognuno è da 100.000 euro nel milione ci si sta, però mi preoccupa il fatto che non sia stato indicato nessun tipo di non solo di tempistica ma anche di effettiva quantificazione degli interventi, quindi viene il dubbio che qualcosa sfori e che quindi non si stia nel milione preventivato. Grazie. 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 Allora, un tema che è ripetuto in varie parti, in questo elenco, in varie localizzazioni, è anche quello della messa in sicurezza di incroci stradali e attraversamenti pedonali, e che è chiaro che questa è una tipica attività che normalmente il settore, il reparto strade fa utilizzando gli accordi quadro, gli appalti generali. Allora, mentre a noi municipio, e quindi chiarisco anche alla persona, al signor che aveva chiesto, allora questi noi che siamo consiglieri, che voi avete eletto, no? Consiglieri, è stato eletto anche direttamente il presidente, noi in termini di budget sui lavori non gestiamo pressoché nulla se non l'appalto di manutenzione del verde, che è in carico e dipende dall'assessore verde e sul verde. E, diciamo, quindi è l'unico appalto che noi abbiamo disponibile per fare delle opere, cioè delle cose. Per tutto il resto non abbiamo autonomia. Indichiamo priorità
dal nostro punto di vista all'amministrazione centrale che attraverso gli assessorati dispone degli appalti, quindi sia del denaro che anche degli strumenti tecnici per fare. Anche quest'anno ci è stato chiesto di dare le priorità sugli appalti di manutenzione scolastica, quindi noi le abbiamo date, ma sono indicazioni ad altri, quindi non abbiamo autonomamente il potere di fare alcunché. Abbiamo un budget di 30.000 euro che possiamo spendere per piccola manutenzione. Fino all'anno scorso, al 31 dicembre, l'abbiamo potuta spendere per fare piccola manutenzione nei nostri immobili assegnati. Faccio un esempio, in questo fabbricato abbiamo tinteggiato l'aula consiliare, abbiamo messo il raccordino per entrare, per eliminare la barriera architettonica all'ingresso, però non possiamo riparare i bagni, perché i bagni sono una manutenzione non piccola, quindi noi non possiamo farla. E però facevamo una piccola manutenzione anche sulle scuole comunali. Bene. Dal 1 di gennaio ci sono detto che non la possiamo fare perché il regolamento dei municipi dice che noi possiamo farlo solo sul patrimonio assegnato. Dato che le scuole comunali non sono assegnate a noi, non la possiamo più fare, quindi avremo dei soldi che ci avanzano paradossalmente, perché le regole del gioco sono queste. Quindi c'è da ridere, cioè dire, questo è per dire, tutto il resto lo chiediamo, come chiedete voi? Cioè le priorità, comunque il budget è un discorso, le priorità al di là della manutenzione. Se la priorità nel 2017 è A, nel 2018, se non è stata finanziata, ritiene continua a essere A, non può diventare Z. Io sto facendo un discorso di priorità che il municipio dice 4, il municipio 4 dice la priorità è questa, non ci sono i denari, passiamo all'altro anno, non ci sono, ripassiamo un'altra volta, ma non è che si può ritornare al via. Cioè, nel senso, a un certo punto, dopo 4 anni, la priorità è un'altra perché l'ha stabilito loro. C'è qualcosa che non funziona. Solo chiarimento, nel quel piano triennale di Groppa ci sono solo le opere grosse, tra virgolette, quelle che valgono da sole in teoria più di 100.000 euro, di fatto nel triennale del comune non c'è niente che valga meno di 1.000.000. Allora, se un'opera non vale così tanto, non è leggibile, nel senso che c'è scritto appalto di manutenzione straordinaria. Cosa c'è dentro lì non lo sappiamo, nel senso che poi dipenderà dagli uffici. Noi possiamo indicare che nell'appalto di questo appalto del verde, che poi sarà da capire se è quello che gestiamo noi, quindi è una nobile partita di giro, cioè che fanno finta di darci dei soldi, in realtà ci chiedono di usare i nostri soldi per fare questa cosa. Ci sta, basta che ce lo dicano chiaramente. Cioè che dall'appalto di Manganaro sostanzialmente dobbiamo spillare i soldi per fare Nervesa, purché non ci dicano che non si possono fare le cancellate con l'appalto del verde, perché allora mi viene da ridere, ma cercheremo di capire. È una partita di giro, perché in quel piano triennale, che se voi volete potete trovare sul sito del comune, sulla home page del comune, andate a leggere, proprio ci sono, c'è pubblicato in coda, c'è amministrazione trasparente, dentro ci sono gli atti, compreso il triennale approvato. Non ci sono opere che non valgono più milioni di euro, quindi la cancellata di Nervesa non ci sarà mai scritta nero su bianco. Sarà dentro in un contenitore generale generico, chiaro? Ecco, noi possiamo provare a dare una priorità dentro quel contenitore generale generico, di questo si sta parlando stasera. Grazie Assessore per questo chiarimento. Adesso sul tema di Nervesa vale la pena dedicarci magari qualche secondo in più, perché il punto a cui siamo arrivati è un punto avanzato, nel senso che tra le priorità che noi abbiamo assegnato nell'appalto, come spiegava l'assessore, è una delle prime priorità dell'appalto del verde. Il percorso che si è iniziato con un incontro che abbiamo tenuto a febbraio, mi pare di ricordare, ha avuto un avanzamento dei lavori che adesso il dottor Pezzi ci dirà. Sì, nel senso che nonostante la vicissitudine che vi ho spiegato, cioè che l'appalto è bloccato da questo ricorso pendente, in realtà gli uffici hanno intenzione, mi hanno detto che sono in grado di licenziare il progetto preliminare di intervento su Nervesa, sul giardino di Nervesa, ben inteso, entro fine mese, al massimo nella prima settimana del mese successivo. L'intervento è il preliminare. L'intervento è valutato nei termini in cui può essere fatto un progetto preliminare per quotare circa 150.000 euro e comprende tutti gli interventi che sono stati studiati e richiesti nella riunione del 2 febbraio, ovvero sia anche l'abbattimento, il rinnovamento della cancellata e la eliminazione della copertura delle aree tecniche, più qualche altro intervento accessorio di cui adesso non mi ricordo francamente.
Quindi credo si possa avere ragionevole fiducia che l'intervento verrà realizzato con i tempi tecnici, essendo incorporato fra gli interventi in lista per questo accordo quadro, i tempi dovrebbero essere piuttosto veloci, diciamo, parametrati agli ordinari tempi di realizzazione dell'opera pubblica in Italia. Tuttavia non voglio sbilanciarmi oltre su questo piano e in merito a questo specifico argomento, come anche vorrei dire in merito alla richiesta di specifici città maggiore rispetto alla Stelliere, Bike Me e rispetto alle città d'Ali, permettetemi di riservarmi di dare una risposta più chiara, anche per iscritto, quando potrò approfondire gli uffici tecnici questi spunti. Perché ho notizie datate, non vorrei quindi procurare allarme senza ragione. Viceversa, volevo tornare sul tema delle priorità e non sarebbe mia competenza per me sul punto, perché capite bene che il punto è di tenore prettamente politico, però in tutte le grandi organizzazioni le priorità, ancorché segnate sulla carta da disposizioni normative, poi si negoziano all'interno. E il negoziato interno è un momento, per dire, vitale di un'organizzazione, non può essere uso in nessun caso. Ovviamente un negoziato parte in un modo e arriva alla fine in un altro. Già solo questo dovrebbe farvi capire la densità e la delicatezza di un tipo di operazioni. Delicatezza e complessità che spiegano perché difficilmente un set di richieste arriva in tonso fino alla fine, ecco, per così dire. Quindi tutti noi dobbiamo essere consapevoli di questo, quindi avere forti attese, ma anche ragionevoli attese circa la soddisfazione delle proprie esigenze. E di più non dico, anche perché se posso permettere una visione spassionata da tecnico, il regolamento dei municipi, che ha trasformato le zone dei municipi, ha evidentemente l'intenzione di potenziare il ruolo dei municipi. Certamente questo potenziamento poi in concreto si gioca, si costruisce col tempo proprio in funzione di queste negoziazioni e, diciamo così, dello spostamento graduale di equilibri nella direzione desiderata. È un processo in continua evoluzione, un processo che bisogna sostenere proprio con l'impegno giorno per giorno. Grazie, dottor Pez. Ci sono ancora domande, abbiamo ancora una ventina di minuti di tempo. Allora, scusi, sono Marco Alessandrini. Magari al microfono, grazie. Schiaccia il pulsantino che c'è alla base. Sì? Sì. No, ancora una cosa. Volevo chiedere il Parco Alessandrini. Verrà anche quello tralasciato come sistemazione o si guarderà anche i problemi di sicurezza di quella zona? Perché la nostra zona sta facendo veramente schifo, è un'altra parola. È in degrado totale. È dentro Nervesa. Ci sono i marciapiedi, a proposito del problema dei nostri marciapiedi in generale. Sì. Non riesco a passare con la carrozzina, in piazzale Cuoco. Quando io scendo dalla 93, scusatemi, sono un po' stanca, dall'84, devo scendere, avendo fatto piazzale Cuoco, e andare a scendere lì e lì marciapiede basso. Comunque è un gran macello. Il marciapiede di Viale Bretta sì, è, bravo. Un marciapiede ad ostacoli. Sì. In via Scemile c'è mezzo marciapiede che è di vento e nessuno l'ha più rimesso posto. Sì, è vero. Abbiamo un sacco di macchine parcheggiate, abbandonate in zona, che nessuno rimuove. Grazie signore. E questa situazione qua è peggiorata da qualche anno a questa parte, purtroppo. Grazie. Grazie. Pottocino bianco. La mia, 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 mia. Qualche altra domanda, prego. Grazie. Pronto. Senta, una gentilezza, una sintesi perché mi sono un po' perso. Ho sentito tutti delusi all'inizio di questa riunione e a qualche minuto fa lei ha detto che viene resa l'intervento di 150.000 euro e sarà realizzato nei tempi della pubblica amministrazione. No, cioè, è una cosa diversa dalla delusione dell'inizio della riunione. Allora mi sono perso qualcosa, devo raccontare qualcosa di nuovo di stasera, non so se dirgli
che il parco di Gianni Alvesa nei prossimi anno e mezzo, due, avrà un intervento o non lo avrà, perché l'inizio della riunione è 2020-2021, fine della riunione tra un anno e mezzo, o addirittura un mese addirittura. Senza polemica, però era veramente per capire, fare una sintesi. Rispondere immediatamente, anche perché questa tematica è così, diciamo, spessa da poter provocare una crisi familiare, ma vorrei portare delle persone. La moglie non entra in casa. Ma vorrei far entrare anche questa, siccome più con una risposta precisa, e non sono in grado di darla perché non sono veramente dei tecnici e non ho notizie freschissime, sia a questo punto che a quanto, per quanto riguarda quel ricerca sul parco Alessandrini che le altre precedenti, darò una risposta, diciamo, entro la prossima settimana con le notizie che uscirò nel periodo. Viceversa, non posso dire nulla su interventi che riguardano invece la manutenzione stradale per marciapiede o la sicurezza, l'autostrutturazione di auto pubbliche, auto abbandonate o negrette, perché non rientrano nel bilancio partecipativo su cui ho diretta competenza. Posso farmi portavoce di queste richieste verso gli uffici competenti per vedere cosa ci possono dire. Quindi questo è un... Implico, signora Biondino, volevo sapere, allora mi sta dicendo, faccio come ha fatto il signore, mi spieghi, tutto ciò che è stato richiesto per i marciapiedi, barriere architettoniche, non è di vostra competenza, non è di suo, no, nel contatto partecipativo? Ho capito male? Okay. No, ci per quanto presente nei progetti presentati all'interno del 2014. Tutte le tematiche che voi avete sollecitato stanno qui dentro, quindi per queste tematiche esterne non posso rispondere, posso cercare informazioni. Ma non ci sono. Quindi non posso dare risposte. E quindi io camminerò sempre in mezzo alla strada fino a quando qualcuno vi investerà. Qualche altro intervento, se non una domanda io. Sì, assessore Schiassini, prego. Io chiederei la cortesia, in particolare al presidente Strano che sta presiedendo il lavoro di stasera, ma visto che c'è anche il comune centrale, io chiedo che proprio per monitorare la continuità di questo lavoro, non appena gli uffici, non so quali, perché non so se è il verde che sta, gli uffici tecnici del verde, chi sta facendo il progetto, ha fatto il progetto preliminare, lo sta facendolo di via Nervesa, ci venga trasmesso il progetto preliminare, quindi con i contenuti sia tecnici che economici, in modo che questo municipio possa anche mostrarlo eventualmente ai cittadini, perché obiettivamente non è ragionevole aspettare che accada qualcosa sul posto se non ci sono neanche gli atti tecnici che lo preparano. Quindi l'ipotesi è di monitorare un attimino questa cosa in modo che possiamo acquisire il preliminare che di solito viene approvato in qualche forma. La giunta approva i progetti grandi, non so se è il caso di accordo quadro, c'è un dirigente che approva, però insomma sono anche, c'è anche una minima di formalità perché stiamo parlando comunque di un comune, quindi da acquisirlo non appena sia fosse disponibile, in modo di avere intanto un passo successivo, cioè il vostro lavoro che è diventato forma in un progetto, in un disegno, in una quantificazione, quindi almeno questo. E poi chiarire la struttura dell'accordo quadro, ma questo sarà un tema che ci riguarda più da vicino. Grazie. Dunque, per quanto riguarda la questione della trasparenza sulle vicende che ha subito il bilancio 2015, posso dire questo, che naturalmente ci sta molto a cuore e dopo la presentazione questo fine mese del bilancio del 2017, ma subito dopo fosse contemporaneo, renderemo pubblica e disponibile la piattaforma di gestione online del bilancio del 2017 che contempla anche con le stesse funzioni il bilancio del 2015, poiché la piattaforma è concepita non solo per seguire il processo dall'inizio, proposto dai cittadini, alla votazione, quindi selezione dei progetti votati con la cittadinanza e poi il monitoraggio dei lavori che servono per arrivare all'inaugurazione delle opere richieste. In sede di monitoraggio verranno presentate al pubblico tutte le notizie
che sono di volta in volta necessarie, che vengono sollecitate dalle vicende in concreto, e metteremo anche documenti, per esempio quelli di carattere progettuale, in modo che chiunque collegandosi possa sapere a che punto è l'opera che gli sta a cuore ed anche interagire con noi attraverso canali messaggistica normale. Questo avverrà per il bilancio per il periodo 2015 con i dati che abbiamo a disposizione fin da subito, e via via i dati aumenteranno man mano che li acquisiremo. Naturalmente la presenza di una, come dire, un momento di confronto pubblico e una vetrina pubblica così forte come questo strumento nuovo certamente sollecita tutti gli uffici coinvolti, che in qualche modo sono chiamati, per così dire, a metterci la faccia, a dare atto della loro tempestività e della loro proattività, cioè devono fare qualcosa, devono presentare qualcosa. È un effetto che speriamo, come dire, attraverso un effetto indotto che cerchiamo costantemente attraverso questo nuovo strumento. Spero con questo di aver in qualche modo temperato la delusione. Come dico, in realtà il tema dell'illusione è quello che, come dire, ci colpisce di più, perché tutte le problematiche tecniche possono essere risolte, viceversa, come dire, accendere questa fiamma e mantenerla viva è una difficoltà di questo tipo di discorso. Grazie. Grazie. Dunque, penso che ci siano altri interventi. Mi permetto di cercare di fare un po' riassunto di quello che come municipio possiamo provare a fare domani in allegato alle osservazioni che abbiamo già affrontato, abbiamo già osservato. Ovviamente i contributi raccolti oggi devono essere inseriti nella sua validità tecnica, cioè i progetti che sono stati definiti, è giusto che il municipio rimarchi e richieda l'impegno del comune nel portarli a termine nei tempi che poi purtroppo non possiamo definire noi, che ci sono stati spiegati. Noi assegneremo comunque delle priorità sui progetti che abbiamo definito, allegando questa osservazione il carattere, diciamo, di urgenza dato dall'impegno che il comune si prese all'epoca del bilancio partecipativo, che è quello il criterio prioritario che, a detta penso di tutti i gruppi, deve stare un gradino sopra le priorità che sono state date nella forma ordinaria, perché il debito di fiducia che il comune si è assunto verso i proponenti e verso coloro che hanno come dire, sostenuto i progetti dall'inizio sino a questa sera, è un debito che deve essere reso, e deve essere reso nelle modalità che poi spero, come il dottor Pezzo ci ha detto, vengano definite entro, mi pare, la fine di questo mese. Potremo avere delle notizie più certe che noi attendiamo in maniera ufficiale poi da trasmettere. Ringrazio i cittadini per la pazienza, ringrazio il dottor Pezz ci aggiorniamo domani per il consiglio. Chi volesse seguire la discussione anche domani in consiglio vi invito a partecipare.